La colpa è sicuramente mia e vi chiedo scusa. Eh sì, la colpa è mia, per forza, la colpa non può che essere mia. Perché gli ho dato un minimo di speranza, mi sono dato un minimo di speranza, gli ho dato un minimo di credibilità. Ho accettato che per una volta potessero aver fatto una cosa di calcio. Errore gravissimo, errore imperdonabile, perché puntualmente sul portiere, nel giro di pochi minuti, siamo tornati al punto da capo, siamo tornati al punto di partenza, cioè neanche il tempo di gioire, peraltro moderatamente, visto la scelta del calciatore, De Gea, appunto, per il fatto che questi avessero finalmente deciso di accontentare non i Petri, ma il loro allenatore, Palladino, che non voleva saperne più di Terracciano, prendendo peraltro un giocatore che da 15 mesi è fermo con tutti i punti interrogativi del caso. Bene, io ero disposto a tollerare questo, a passare oltre, a superare tutte le vicende relative all'ennesima scommessa. Ero disposto a porgergli la mano. Loro, invece, la mano non l'hanno voluta ed anzi mi hanno risposto offendendomi in maniera offensiva per i tifosi della Fiorentina. Perché? E ve lo spiego perché. Perché è sostanzialmente incredibile come nel giro di 24 ore abbiano scelto di dare Terracciano al Monza, poi di non darlo più, poi di provare a dare Christensen, poi di tenere entrambi e addirittura di rinnovare il contratto di Terracciano, che peraltro risulta essere l'unico giocatore al mondo a decidere lui che fare. Cioè non conta la società, non conta il presidente, non contano i dirigenti, no, conta Terracciano, che si alza la mattina e dice vuoi in Monza, il giorno dopo no, non c'ho più voglia, sto qui, il terzo, no, mi rinnovai il contratto. È una cosa da psicanalisi, ci vuole lo psicanalista, ci vuole lo psicanalista per capire quello che stanno facendo a livello di portiere. Bene, detto questo, quindi praticamente loro hanno deciso di prendere un portiere di cui evidentemente non si fidano, De Gea, e non fidandosi cosa fanno? Tengono il portiere di cui l'allenatore non si fida, ma evidentemente qualcuno in società si fida, rinnovandogli il contratto e tenendo anche il portiere pagato 7 milioni, è sostanzialmente incedibile. In tutto questo loro fanno perdere un anno ai portierini che hanno, impedendogli ogni chance di poter scendere in campo, almeno con la maglia della Fiorentina. Ma fosse finita qui gli ingaggi. 3 milioni netti a lui, 900 mila al Terracciano e ha rinnovato, quindi 3 e 9 più vuoi 700 a Christensen, 4 e 6 più l'inezia dei ragazzi. Cioè noi spendiamo, noi no, loro spendono 5 milioni netti per i portieri. Hanno più portieri che calciatori, con una squadra da fare completamente, con una difesa ridotta ai minimi termini, con un centrocampo che andasse in assenza di calciatori, noi ci siamo un numero infinito di portieri e alla faccia della necessità di abbattere il Montingaggio, che è una bufala clamorosa, noi si spende 5 netti per i portieri. Chiamatemi lo psicanalista, anzi, chiamatemi lo psichiatra, io voglio lo psichiatra.